Se uomini e mezzi delle forze dell'ordine non dovessero bastare, potrebbe arrivare in loro soccorso anche l'intelligenza artificiale per far capire ai cittadini che in un momento come questo è fondamentale l'impegno di tutti nel rispetto della normativa anti-COVID per uscire il prima possibile dall'emergenza sanitaria. È per questo che al tavolo dell'ultima riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, presieduto dal prefetto di Pescara Giancarlo di Vincenzo, è emersa l'ipotesi di avvalersi anche della videosorveglianza per individuare e sanzionare chi di mascherine e distanziamento proprio non vuole saperne. Sorvegliato speciale il centro cittadino, luogo di aggregazione e passeggio, come spiega il sindaco Carlo Masci, che al nostro microfono lancia l'ennesimo appello alla cittadinanza affinché si rispettino le regole. Si è ragionato? Per fare delle riprese video rispetto alle situazioni che dovessero emergere di criticità. Perché quando c'è una massa di persone che si muove in un ambiente ristretto, pensare ad un intervento diretto delle forze dell'ordine diventa problematico, anche in termini di sicurezza pubblica. E quindi la soluzione può essere riprendere le persone che non rispettano le regole anti-Covid. Eh, per adesso stiamo solo ragionando su questo. Pescara in questo momento sta attraversando una situazione positiva per quanto riguarda il contagio, perché siamo la città che ha meno contagi d'Italia già da diverse settimane. Evidentemente le azioni che abbiamo posto in essere in passato hanno funzionato. I vaccini si stanno facendo, quindi si va verso un'immunità di gregge. Dobbiamo resistere Qualche altro mese perché noi non vogliamo più richiudere e questo comporterebbe dei danni alle attività economiche. Il prefetto ci convoca più volte a settimana proprio per seguire direttamente le vicende. Ieri si è deciso che comunque i controlli ci saranno non soltanto il venerdì, il sabato e la domenica, ma tutti i giorni, soprattutto nei confronti di quei locali pochi e sottolineo pochi, che pensano che si possano non rispettare le regole. Quindi quei locali saranno attenzionati. E nei confronti di quei locali saranno applicate eh, delle sanzioni accessorie che vanno fino alla chiusura degli stessi. E quindi attenzione perché chi non rispetta le regole verrà sanzionato. Chi le rispetta può stare tranquillissimo e noi vogliamo continuare ad avere tutti i locali aperti, che funzionino e che producano economia e ricchezza per la nostra città. Ma per fare questo dobbiamo stare attenti.